Ribenvenuti a tutti, dopo un po' di giorni di pausa ritorniamo sulla Master League, sesta Master League, prima stagione con il Brescia. Sapete che puntiamo apertamente all'Europa per poter proseguire un'altra stagione con il Brescia, speriamo di arrivarci. Dopo la sconfitta col Bologna andiamo a giocarci una partita difficile contro l'Empoli che sta lottando per non retrocedere, quindi massima attenzione a questa squadra, andiamo in campo. Vi ricorderete piccoli per chi sta seguendo, ho quasi terminato l'ultima stagione con il Genoa, la quinta sul mio canale. Andate a vedervi il gran gol che ci ha fatto piccoli in Empoli Genoa, veramente qualcosa di straordinario quel gol lì, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok, ragazzi, siamo qui e andiamo subito in campo al Castellani contro l'Empoli, si parte. La palla a Tonelli, subito che sfila verso Valuchevic, mette lungo per Piccoli, c'è Papetti, bravissimo di testa, De La Cruz, preferito a Sepe, aveva freccia blu, Sepe verde, Gimenez, mamma mia che difensore questo, Tonali, una bandiera di questo Brescia, palla all'indietro. E allora Papetti può manovrare liberamente per Marcos Alonso, si fa vedere, riceve Andreano. Palla in mezzo per Ciofani che la tocca leggermente sbagliando il passaggio, recupera l'Empoli con Satiriano, punta l'uomo, attenzione a questo ragazzo qua, Piccoli, viene però, lotta dura, attenzione, deve scalare Marcos Alonso, la palla in mezzo, tiro, mamma mia, meno male che è scivolato, della Cruz. Rimette in gioco per Gimenez, c'è poco spazio, Tonali subito di prima quasi, bravo per Sosa, allargato sulla destra, la palla per Pagliuca centralmente per Ciofani, fa partire questa sassata, viene ribattuta, palla recuperata da una mia vecchia conoscenza che è Zefuik, lancio lungo, Piccoli la sponda, la recupera Sosa, la manda in avanti per Pagliuca, non è fuorigioco. Pagliuca, palla in mezzo, Tonali, carica il tiro, la palla fuori, mamma mia, ragazzi miei, ragazzi miei. Murillo a cercare Satriano, c'è Spilgueta, la mette lì per Tonali, si gira, l'appoggio subito in direzione di Marcos Alonso, si fa vedere ancora Marcos Alonso, delibera questo tiro, quasi, più che un passaggio. Colpani a recuperare per l'Empoli, affronta Piccoli, poi Bellanova, Bellanova, finta bellissima, la palla in mezzo, recupero alla grande di Andreano e poi mette subito in condizione di ripartire al nostro Brescia, ma qua El Shaarawy si perde e allora Murillo, mamma mia, Valuchevic, palla Bellanova all'indietro per Zefuik. Palla per Colpani che può avanzare, in mezzo ancora per Bellanova, defilato, grandissimo Marcos Alonso. Palla ora a Papetti che delibera questo passaggio rischioso ma riesce a recuperare Tonali, allora Gimenez, palla da questa parte ancora per Tonali, defila per il Faraone, gran dribbling, gran palla allargata per Gimenez, qua siamo pericolosi, la va a mettere in mezzo, murato col piede. Fares prova ancora l'Empoli ad attaccare con Colpani, Parisi, lancio lungo di Parisi, Papetti riesce a disturbare, Bellanova la recupera, poi Marcos Alonso subito ancora murato, chiude bene con la linea di centrocampo l'Empoli, pallone in avanti, ancora Gimenez, ancora uno sbaglio qua e Fares però la mette in rimessa laterale. Proviamo a alzarci leggermente. Gimenez, pallone a Sosa, bravissimo. Subito di prima Tonali, ancora murato. Niente da fare, bisogna cercare di ragionare un po' di più, eh. Piccoli, attenzione qua che l'Empoli è in ritardo. Gimenez su Fares, la va a mettere in mezzo. Colpo di testa, mamma mia. Poi ancora Colpani, la palla in mezzo per Bellanova. Arriva Zefuica, rimorchio. Non riusciamo a portarla via, deve salire qua Andreano, attenzione, mamma mia, Fares, c'è aria di gol,
C'è aria di gol, non so perché. Attenzione, ne usciamo bene a murare qui. E allora andiamo tutti su. Partita che sicuramente è da vincere questa. Ne mancheranno 6 alla fine di questo campionato con il Brescia. Pallone verso Sosa. La gira ancora per Pagliuca. Buono l'appoggio, Cicciofani. Sempre marcato stretto. E c'è calcio di punizione. Calma. Calma. Proverà Tonali, vediamo se c'è qualcuno ad appoggiarsi, bella lì lunga. Tonali per Gimenez, l'appoggio al centro per Andreano, niente da fare, fuori gioco. Sono quelle partite che è davvero difficili da poter affrontare. Murillo, cambieremo schema chiaramente, secondo tempo, questo 4-3-1-2 non funziona bene. Andreano ancora la palla in mezzo adesso a Cioffani, Cioffani, pallone lungo per Pagliuca, Tonelli, l'ex Fiorentina, poi Pagliuca, mamma mia, stava riconquistando la palla, la prende qua Sosa, attenzione a Sosa, mette in condizioni Gimenez di effettuare il cross, ancora una volta murato. Gimenez. Pallone El Shaarawy, non c'è spazio, si torna allora da Gimenez, prova a metterla in mezzo, Cioffani, la traversa, porca vacca, che sfiga, che sfiga. Se si mette pure la sfiga è dura l'avventura, rilanci davanti di Murillo, equilibrato il primo tempo, per adesso è giusto lo 0-0. Attenzione a questo lancio lunghissimo, poi forse la prendono e attenzione che la rimette in mezzo, ma era fuori e si riparte ancora una volta con De La Cruz che va a rilanciare su Gimenez, la palla ancora una volta murato, attenzione in mezzo, Papetti fa buona guardia, attenzione. Gira il pallone per Aspiligueta, prova a partire, a dare manforte al centrocampo. Lancio lungo, bravo qui, El Shaarawy a toccarla bene, si infila adesso Sosa, l'appoggio, ancora il Faraone, fa partire questo tiro, Madonna Murillo, che parata Murillo. E allora si ritorna in questo finale, è cresciuto un po' il Brescia, Cioffani, Tonali. L'appoggio in mezzo, Pagliuca, lo scarico all'indietro, Alonso, ancora, Murillo, mamma mia, mamma mia, che tiro Marcos Alonso, Muñoz, allenatore nuovo dell'Empoli, andiamo a cambiare il gioco allora ragazzi, andiamo a cambiare il gioco allora, Pagliuca cosa può fare? La seconda punta la può fare. Allora proviamo a fare così. Lo spostiamo in mezzo, il trequartista lo chiudiamo leggermente di più, andiamo a cambiare le nostre opzioni dei giocatori e lasciamo libertà a questo punto a Shaarawy di manovrare, non diamogli l'ancoraggio, vediamo quello che succede. Andiamo in campo per il secondo tempo. 1-0-0 che se vincono dietro mi sa che ci tolgono l'Europa a 6 giornate dalla fine, attenzione che entra Ciccio Caputo, bravo Gimenez, chiude bene l'Empoli, gioca bene, messo bene in campo da Muñoz, pallone ad Andreano, adesso la palla verso Marcos Alonso, subito l'1-2, mamma mia. Attenzione che però qui recuperiamo un gran pallone, bravo qui ad allargarla, subito al centro, El Shaarawy insiste nell'azione e viene fermato. Si riparte ancora con la palla per Bellanova che avanza, attenzione l'Empoli, bisogna chiudere, Aspiligueta chiudi e lo fa bene, col grande tempismo, e adesso Sosa che può avanzare, pizzica la palla quanto basta, la allarghiamo verso Cioffani che può puntare l'uomo. C'è El Shaarawy libero, ma Cioffani sbaglia tutto, attenzione qui a Zefuli che scivola. Recupera Bellanova, rilancia ancora per Piccoli, bravo Papetti, poi Colpani, attenzione che questo c'è un bel tiro da fuori aria, mamma mia Piccoli,
Mamma mia, cosa abbia tolto qui la palla adesso di Jimenez, la tiene lì Pagliuca, si gira, bravissimo, palla in Shaarawy, mette in profondità per Ciofani, viene chiuso, alla grande anche, lancio lungo, ancora Papetti, respinge questo pallone di testa, nessuno che lo va a raccogliere, porca di una miseria, Parisi. Prova questo lancio in avanti, è lunga, non so perché Gimenez è andato a prenderla lì, vabbè, la palla ancora in mezzo, attenzione, mamma mia, Papetti, rilancio lungo, c'è Sosa, che parata della Cruz, Tonali, Andreano, gran palla per Ciofani, tutto di prima qua, la palla ancora è Shaarawy che si impappina, non è il suo ruolo dietro le punte, niente da fare, pallone verso Caputo, anticipato da un grandissimo Spilicueta, palla verso Gimenez, prova a salire adesso del Brescia, ancora Gimenez, c'è spazio sulla fascia, propone per Pagliuca che è velocissimo, la mette in mezzo Ciofani, niente, non ci arriva, non ci arriva, 0-0, mi sa che finirà così sta partita, Bellanova, ancora Bellanova. Può avanzare, tocco verso Polpari, la palla in mezzo, ancora Lempoli che manovra, attenzione qui, mamma mia cosa gli ha tolto, stava tirando. E allora ragazzi andiamo a cambiare il nostro schema. El Shaarawy andrà a farmi l'esterno, abbassiamo Pagliuca e Ciofani. Sosa mi farà da questa parte, perfetto così, mediano, centrocampista centrale e Sosa, vediamo se ne ha ancora, non ne ha molto, andiamo a vedere chi possiamo mettere, mettiamo migliore e anche Gimenez non ne ha più, lo togliamo, mettiamo Rispoli, così come Marcos Alonso andiamo a mettere nessuno, non mi sta piacendo Ciofani, mettiamo Sesco, anzi facciamo così, togliamo Pagliuca, mettiamo Ciofani e Sesco con il contropiede, loro due, e andiamo e si torna in campo. Proviamo queste sostituzioni, vediamo se riusciamo a... Kaká c'entra per Fares, mette il pallone in mezzo, attenzione a Piccoli, Gimene o chi c'era lì se l'è perso, eh? Attenzione a questo ragazzo qui perché sa inventare dei gol clamorosi. E si riparte con Marcos Alonso. Ah, sbaglia tutto Marco, poi riesce a recuperare con Papetti. Poi abbiamo Andreano, c'è un po' più di gioco sulle fasce. Adesso andiamo e Shaarawy, andiamo, punta l'uomo, viene via Cacace, non riesce a stargli dietro. La mette in mezzo, niente. Attenzione qua Lempoli, che pasticcio che stava combinando. E poi ne esce la grande però. Cacace, mamma mia, sono fastidiose le squadre che si devono salvare. Potremmo anche essere noi, eh. Ma gioca, ha giocato una gran partita Lempoli. Il contenimento, ha saputo ripartire. Attenzione, l'appoggio messo indietro. Bellanova la rimette lì. Bravissimo, bravo. No, meglio un pareggio che perdere sicuramente. Altro cambio, entra Ebuemi, esce Zefuic. Stanco Zefu, bel difensore, ve lo consiglio se c'è su FIFA di prenderlo. Attenzione qui, Andreano, grande, peccato che non ha controllato il pallone questo ragazzo. E allora il palla adesso per Gabiviera, Parisi. Grande Andreano che adesso spinge la palla in mezzo per Sesco, si gira dall'altra parte, migliore, punta l'aria migliore, no, ho caricato io, ho sbagliato io, ho sbagliato io, chiedo scusa, ma porca di la miseria, ho sbagliato io, niente da fare, si riparte da Murillo che va a rilanciare lungo. E c'è sempre Brescia che adesso tocca bene il pallone con Sesco che arriva insieme a Andreano a provare
Una nota di attacco per Migliore, che adesso può andare. La palla è per Sesco. Sesco prova il diagonale. Portiere palo. Mamma mia, ragazzi, abbiamo anche sfiga però, eh. Recuperiamo un gran pallone. Ci prova il Brescia. Esharawy, non c'è spazio. Deve tornare in mezzo. L'appoggio ancora per Rispoli, che mette in mezzo questo pallone. Sesco non ci arriva. Mamma mia, portiere palo, gran tiro del cecchino sloveno, ma niente da fare. E allora la palla ancora in mezzo, si ricomincia, mancano 4 minuti, più recupero Migliore, va sempre a pressare, niente da fare, non si riesce a togliergli la palla. Attenzione Marcos Alonso, bravissimo, come gliela tolta bene. Niente, poi sbagliamo sempre in uscita. La palla in mezzo, attenzione a Piccoli! Non ci credo. Non ci credo, ma non ci credo, non ci credo. È la mia bestia nera questo ragazzo qua. Piccoli regala 3 punti importanti all'Empoli. Che errore però qui di disimpegno, Cristo santo, ma buttala lunga piuttosto. E qui liberissimo, qui a Spiligueta è andato a far palle, eh. E allora tutti avanti alla ricerca del pareggio nei minuti di recupero. Beh, qua c'è una brutta entrata. L'abbiamo persa. L'abbiamo persa questa partita. E finisce così. L'Empoli nei minuti finali ci condanna alla sconfitta. Abbiamo avuto anche sfortuna, eh. Vabbè. Risultati e poi buon appetito a tutti. Empoli Brescia 1-0, vince il Bologna 1-0 con il Lecce. Fiorentina che vince col Milan in casa, fa Milano 1-0, campionato disastroso del Milan. Atalanta Salernitana 3-1, l'Inter vince con l'Udinese 3-0. La Juve vince a Sassuolo 3-0, Torino vince col Cagliari 2-0, vince il Napoli col Genoa 1-0, vince la Roma, il derby con la Lazio 1-0, Sampdoria Parma 0-0, classifica 6 giornate dalla fine. Sempre il duello ormai solo più Napoli-Inter 68 e 65 punti, Genoa Sassuolo 55, Torino 51, l'Atalanta, la Juve e il Brescia 49 punti, guardate. Che sfida che c'è per l'Europa League, perché solo più di quello secondo me si può parlare. E poi la Fiorentina che ritorna prepotentemente in zona Europa quasi, 44 punti Salernitana e Milan 40 punti ormai secondo me tagliate fuori. Bologna, Lecce, Lazio 39 punti, 3 punti fondamentali per l'Empoli. Cagliari 36, Empoli 33, Parma 31, Sampdoria 29 e l'Udinese la vedo quasi in Serie B. Allora, il discorso Europa, al di là di chi vincerà la Coppa Italia, Napoli-Inter sono nei gironi Champions sicuri ormai. Il Genoa andrà ai preliminari di Champions, bisogna vedere cosa faranno le altre dietro, però Sassuolo e Torino saranno in Europa League con la vincente della Coppa Italia, che se dovesse essere la Juve o l'Atalanta, non lo so se si libera un posto, secondo me sì, secondo me si libererebbe un posto. Niente, dobbiamo vincere la prossima partita, ma mi sa che non lo so se riusciamo ad andare in Europa, non ci andava sta sconfitta, non ci andava. Va bene ragazzi, ci proviamo fino alla fine, vediamo quello che succede. Prossima partita in casa, il Napoli. Porca di una zozza, maiala, guarda. Napoli, Roma e Sampdoria, non lo so se riusciamo a farla. Questa coppa sarà davvero difficile centrarla. Va bene, rapporto allenamenti, Rispoli salito di 1, Donnarumma di 1, ma ce l'avevamo infortunato, Bracelli sale di 1, Walter e Celia devono essere giocatori della primavera. Ragazzi, io direi che per adesso è tutto, perché è inutile farlo, ormai si va a pranzare, c'è Brescia-Napoli, Roma-Brescia e Brescia-Sampdoria, riuscissimo a fare almeno, non dico tanto tanto tanto, è a Roma in spolvero adesso il Napoli. Lo sapete com'è, 5 punti,
andremo a 54. Se rallentano Atalanta, Juve, Torino, è tutto da giocare nelle ultime tre partite. Ma vediamo. Intanto, visto che tanto ormai di questo si parla, ormai altri sogni non abbiamo più, andiamo a vedere la Coppa Italia. C'è Atalanta-Genoa alla finale. Attenzione perché sono due squadre in piena corsa per l'Europa lì, che se no ha anche qualcosina in più. E allora andiamo a vederci la classifica. Ce la guardiamo qua. Atalanta e Genoa, quindi attenzione, perché secondo il mio calcolo dovesse vincere la Coppa Italia Genoa e arrivare terzo in campionato, quindi preliminari di Champions League, secondo me andrebbe a giocare i preliminari di Champions e a quel punto libererebbe un posto in Europa League. Quindi potrebbero andare tre direttamente in Europa League, però a sto punto, se dovesse succedere così, che finisce la classifica in questa maniera, noi saremo fuori. Noi saremo fuori perché andrebbero Sassuolo, Torino, Atalanta in Europa League. Stesso discorso dovesse vincere l'Atalanta. Col Genoa già nei preliminari di Champions andrebbero Sassuolo, Torino e Atalanta. Niente, dobbiamo fare i punti, dobbiamo fare i punti. I calcoli più o meno sono quelli, poi al di là di come andranno le prossime sei partite, vedremo. Ragazzi, è tutto, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo per Brescia-Napoli, mamma mia. Ciao a tutti!